Amiche e amici di Rossini TV, in questi giorni la nostra città è invasa da migliaia di atleti che stanno disputando le finali per questa manifestazione che si chiama Sporting Tour, organizzata da US Acli. Sono finali nazionali, gli atleti si combattono per conquistare l'ambito titolo, ma in realtà poi scopriremo insieme anche ai protagonisti di questa iniziativa che l'importante, mai come in questo caso, è partecipare. E allora andiamo a conoscere i protagonisti e andiamo a chiedere loro qual è la filosofia di questa manifestazione. Col presidentissimo Damiano Lembo. Damiano, qui siamo proprio nel cuore, nel pieno del primo fine settimana di manifestazione. Comunque stanno susseguendosi tutte le varie discipline, i vari incontri, i vari scontri anche se vogliamo. Insomma, si respira proprio aria di sport che più sport non si può. Assolutamente sì, si respira, ma devo dire che ieri sera è stato stupendo perché abbiamo fatto la sfilata, l'apertura della manifestazione, la sfilata qui dal corso e sono scesi in piazza ed è stato bellissimo, un'emozione vera, una vera emozione vedere la piazza piena, i ragazzi che urlavano, gli accompagnatori che si divertivano, le famiglie insieme a loro, insomma una grande festa di piazza che adesso si sta, come dire, si riverbera nei campi da gioco. La città è stata molto accogliente, a giudicare anche dagli articoli stampa, ma anche un pochino da tutto quello che si percepisce girando. Io stamattina avevo fatto un giro, sono passato di fronte ad alcuni campi, c'è il pubblico che non è solo pubblico vostro, è anche proprio pubblico cittadino interessato, che è incuriosito. Insomma, mi sembra di capire e di poter dire che questa città è accogliente non solo in termini appunto di alloggi e di disponibilità di spazi, ma anche proprio in termini di cuore. Sì, assolutamente sì, questo lo sapevamo, è stato uno dei motivi per i quali siamo tornati dopo tanti anni è bella, interessante partendo dalle istituzioni, devo dire, consentitemi, perché abbiamo trovato dei, come dire, dei compagni di gioco, no? Abbiamo subito intrecciato in relazioni con l'amministrazione locale, abbiamo subito trovato tanta disponibilità, questo di conseguenza ha portato a poter organizzare gli impianti, perché poi è importante avere a disposizione appunto gli impianti per poter congegnare al meglio, perché poi le persone vengono se trovano un'organizzazione ospitale, l'organizzazione ospitale è data dal luogo, per cui le istituzioni e poi sì, la popolazione, la gente, le persone. Ieri sera, bellissimo, ripeto, quando abbiamo finito tutta la parte delle premiazioni è rimasta la piazza piena fino a l'una di notte e ballavano le persone del posto, i passanti e quindi hanno legato, gli abbiamo spiegato, gli abbiamo detto delle manifestazioni, gli appassionati delle varie discipline oggi erano in giro per i campi, infatti è quindi un coinvolgimento della città, assolutamente sì. Che c'è stata la pandemia? È inutile che lo ripetiamo, è inutile che lo diciamo, lo sanno tutti e sappiamo tutti che cosa ha significato, che cosa ha voluto dire per chi si occupa di tutto, perché praticamente la pandemia non ha risparmiato nessuno. A questo punto, più che lo stato di salute dal punto di vista proprio nostro, io ti chiederei lo stato di salute dello sport. Stato di salute dello sport, gran bella domanda. Veniamo da un periodo difficile, la chiusura ha comportato una situazione di grave difficoltà per gli impianti, soprattutto voi immaginate una piscina, una palestra, voi immaginate le dimensioni di questi impianti sportivi e quindi di conseguenza l'importo dei canoni di affitto, di conseguenza l'importo delle spese fisse, la manutenzione, quindi 2 anni con le spese ma senza introiti sono devastanti. Su quello come anche coordinamento degli enti di promozione sportiva, io come coordinatore degli enti di promozione sportiva abbiamo chiesto interlocuzione con le autorità di governo, con il CONI, con Sport e Salute, abbiamo lavorato tanto affinché potessero, come dire, realizzarsi quei ristori che poi ci sono in parte effettivamente stati, purtroppo certo, ma quello nel quadro generale della situazione è evidente che non potevano ristorare di tutto il problema subito e nel contempo però un punto, se vogliamo vedere un punto positivo, la pandemia, i 2 anni di chiusura, tutta quella sofferenza ha fatto sì che si risvegliasse anche l'interesse per lo sport. Io non so se ci fate caso, uscendo troviamo gente che corre, io almeno vivo a Roma e vedo una città, diciamo, di cemento e di asfalto, ma appena c'è un po' di prato si rivedono i prati pieni di persone che vanno a correre, che passeggiano, che vogliono riscoprire un po' il benessere all'aria aperta. Diciamo che se proprio vogliamo trovare una punta d'ottimismo in tutto questo,
questo, perlomeno ci ha ricordato questo difficile momento che prendersi cura di se stessi, vivere all'aria aperta, fare attività motoria fa bene al benessere. E quindi a questo punto, con la manifestazione di oggi, con tutto quello che facciamo, con la promozione dello sport dilettantistico, che è proprio la nostra caratteristica, cerchiamo di cavalcare quest'onda e di coinvolgere, io direi di contaminare, no? Un termine che purtroppo l'abbiamo visto in negativo, vediamolo in positivo: contaminiamo di voglia di benessere, di voglia di fare sport più persone possibili. Al vicepresidente nazionale Antonio Meola voglio fare una domanda sulla logistica. Che cosa significa organizzare una cosa di questo genere? Cosa significa portare in una città come la nostra 3.500 atleti, dislocarli nelle varie strutture sia recettive ma anche soprattutto sportive, farli giocare, gestire tutto quanto? Insomma, che tipo di impegno ci vuole? L'impegno è notevole, perché per organizzare un evento del genere comunque lavoriamo 6-7 mesi per l'organizzazione. Quindi, avendo scelto Pesaro, una bellissima città con molti impianti sportivi, avendo una collaborazione, la disponibilità dell'amministrazione comunale, organizzare è stato più semplice rispetto alle altre location. Però, avendo tante discipline, come diceva lei, 3.500 atleti dislocati in due weekend, questo weekend e il prossimo, era proprio per un problema di impiantistica sportiva. Questa settimana sono presenti all'incirca 1.000 atleti tra calcio, pallavolo, calcetto, calcio a 11, mentre sulla seconda settimana avremo il nuoto con un numero abbastanza notevole, le arti marziali, il tiro con l'arco storico, cioè discipline che comunque raggruppano tante di quelle persone appassionate. A noi sono finali nazionali, quindi sono delle selezioni che vengono fatte nel corso dell'anno nei vari comitati provinciali, regionali, e poi arrivano alla fase finale. Quindi chi vince il campionato a Pesaro diventa campione nazionale, quindi è un orgoglio per la provincia e per il comitato. Però noi comunque non ci limitiamo soltanto all'attività sportiva, noi abbiamo in programma, stamattina c'è stato ieri mattina un convegno sul medico scientifico al comune di Pesaro, e sabato prossimo terremo anche un altro convegno sul lavoro sportivo con il sottosegretario allo sport Lavezzali e con il sottosegretario al lavoro. Quindi discuteremo di queste problematiche, vista anche le riforme che stanno avvenendo in questo periodo per quanto riguarda la riforma dello sport. Quindi discutiamo anche su questo a 360 gradi. Con Luca Serangeli, vicepresidente nazionale, gli facciamo una domanda strana: che effetto fa stare dalla parte bella del mondo? Bella domanda, veramente, soprattutto dopo 3 anni di stop forzato, dopo questa lunghissima pandemia ci ha tenuto chiusi per colpa del lockdown, per cui tornare in presenza a fare una bellissima manifestazione qui a Pesaro in presenza è veramente tanta roba, come si dice, veramente un'emozione forte. Abbiamo iniziato ieri con tantissime presenze, vedere tutti questi ragazzi, questi bambini, e già sappiamo anche il prossimo weekend ci saranno migliaia di presenze per il settore nuoto, accompagnati tutti questi atleti dai genitori. È veramente un segnale che ci fa piacere anche a noi, ci dà, come dire, la spinta sempre per andare avanti nel modo migliore.
con Pierfrancesco De Napoli, responsabile nazionale del progetto e componente del consiglio direttivo. Parliamo di questo progetto Tiro a Rete, di cosa si tratta? Ma guardi, il progetto Tiro a Rete è un progetto cofinanziato dal Ministero delle Politiche Sociali, dove la tematica è appunto l'inserimento degli immigrati attraverso lo sport nel sociale. Il progetto è condiviso con l'altro ente di promozione che è il PGS, vengono coinvolte 100 persone, 50 per 50 per ente, e il nostro intento è quello di formarli, di integrarli nelle nostre ASD e riuscire a farle anche, tra virgolette, fargli svolgere l'attività sportiva. L'idea vincente è quella di utilizzare il traino dello sport praticato, poi, visto che voi avete tante ASD, per avviare comunque un progetto di integrazione, un progetto nel quale gli immigrati possono avere un ruolo preciso e importante anche a livello di società. Sì, infatti oggi possiamo dire che con domani si conclude questo percorso formativo, dove noi abbiamo formato queste 50 persone e gli riusciremo a dare un brevetto di primo livello di istruttore di base, e specificatamente a secondo delle discipline dove nelle varie province dove si è svolto il progetto sono andati a fare attività sportiva, e verranno iscritti nell'albo nazionale nostro dell'USAGRI, quindi con un riconoscimento, tra virgolette, appunto, di istruttore nazionale. E la nostra speranza è quella di inserire nelle nostre associazioni sportive a svolgere appunto l'attività sportiva con gli stessi nostri tesserati. Siamo con Piero Demetri, vicepresidente nazionale responsabile dell'area progettazione. Chi meglio di lui per raccontarci questo progetto? Il progetto si chiama Progetto Tiro a Rete e fonda la sua caratteristica proprio sulla capacità di fare rete. Innanzitutto non lo facciamo soltanto come Unione Sportiva Acli, ma lo stiamo facendo insieme anche alle polisportive giovanili salesiani, che sono un altro ente di promozione dello sport. E l'obiettivo è fare rete sul territorio nazionale per poter consentire a un gruppo di giovani migranti con i quali abbiamo cominciato a collaborare, a fare attività di promozione dell'attività sportiva in qualche modo, consentire loro di migliorare alcune loro abilità. Innanzitutto migliorare le loro abilità in area sportiva, ma anche migliorare la loro abilità in area formativa e imparare quindi a lavorare in gruppo e a fare rete. Questo è un po' l'obiettivo anche delle giornate che stiamo spendendo qui in questi giorni durante lo Sporting Tour. Abbiamo dei formatori che sono qui per consentire loro di imparare a lavorare in gruppo e siamo convinti che questo sia uno degli obiettivi principali dell'Unione Sportiva Acli, che è quello di utilizzare lo sport per trasformarlo in uno strumento di integrazione e aggregazione sociale. Per entrare nello specifico degli obiettivi del progetto, lascerei la parola a Laura Bernardini, responsabile dell'ufficio progettazione dell'USACLI, che riuscirà a spiegarvi nel dettaglio i punti salienti del progetto Tiro a Rete. Allora, come diceva Piero, gli obiettivi sono molteplici. Il coinvolgimento dei giovani che stanno facendo con noi questo percorso formativo, ma c'è un lavoro mirato anche ai nostri dirigenti associativi per rafforzare delle competenze, anche per progettare interventi efficaci sul territorio e, come diceva anche Piero prima, per saper lavorare meglio con la rete territoriale. Noi con la nostra attività incontriamo quotidianamente giovani stranieri, giovani immigrati attraverso il lavoro con le scuole, con le società sportive, con le parrocchie, e saper interagire con questi soggetti e anche saper offrire ai giovani stranieri che incontriamo le opportunità che offrono il territorio di accompagnamento, di supporto e di sostegno è la cosa migliore, proprio per fare un'azione che sia di integrazione vera, di inclusione e anche
favorire l'accesso ai diritti, no? Attraverso lo sport. Per cui il progetto è rivolto sia ai nostri dirigenti, sia ai giovani migranti, no? Che li abbiamo in qualche modo anche raggiunti attraverso le nostre società sportive. Molti dei ragazzi che partecipano a questo percorso formativo fanno attività sportiva con l'US Agli o, come dicevo prima, sono stati coinvolti attraverso la rete dell'US Agli. Sono ragazzi, alcuni di loro sono già educatori sportivi, sono mediatori, alcuni lavorano in centri di accoglienza, per cui l'attività sportiva può essere uno strumento di lavoro, no? Per poter favorire l'inclusione. Questo è un po' l'obiettivo del progetto. Parallelamente, su tutto il territorio stiamo sviluppando attività motoria e sportiva con proprio la finalità di integrazione e anche, no, diventa per gli atleti US Agli, no, italiani un anche un mezzo, no, per poter cercare di far capire e anche educarli alla multiculturalità e all'apertura e anche alla diversità come valore sociale. E dopo aver tanto parlato di questa esperienza formativa, finalmente siamo con un formatore, siamo con Michele Bianchi, al quale chiediamo di raccontarci appunto questa sua esperienza di formatore. Ecco, sono molto contento di essere qua con voi, un Sport on Tour. Sono Michele Bianchi, io utilizzo lo sport come strumento per altri obiettivi sociali. In questo contesto particolare saremo qua con ragazzi da un po' tutto il mondo che vivono e lavorano, studiano in Italia, e cercheremo di utilizzare lo sport come strumento per formare le competenze lavorative. Cosa significa? Attraverso competenze che si possono sviluppare in un campo da gioco, noi cercheremo di sviluppare abilità, esperienze e altre competenze che possono essere utili ai ragazzi nel loro prossimo ingresso al mondo del lavoro. E allora, dopo tutta l'introduzione del progetto, il formatore, adesso siamo al formato, siamo qui con Mohit che ci racconta in cosa consiste questa sua attività a questo punto, di cosa ti occupi, da dove vieni? Allora, vengo da Perugia, ma meglio dire origine indiano, ma vengo da Perugia e mi occupo del sport cricket. È un sport molto nuovo per gli italiani e ci sto provando a sviluppare questo sport a Perugia. Con aiuto di US Agli e ci sono altra gente che mi sta aiutando e sto cercando di, diciamo, promuovere questo sport in territorio Perugia. E dopo che aver giocato per diverse squadre fuori Perugia, e dopo ho pensato di iniziare questa attività anche a Perugia, che penso che è utile anche per la nuova generazione italiana accettare anche altri sport, non solo quei soliti sport che di solito ci sono, diciamo. Siamo con Adriana che partecipa a questo progetto come giocatrice di calcio. Allora raccontaci un po' di più di te, come ti sei avvicinata a questa situazione e che cosa vuol dire per te partecipare. Allora, io praticamente vivo in Italia da 2 anni e giocavo a calcio già da quando ero bambina a scuola, ma anche a livello abbastanza alto all'estero. Ho smesso di giocare da 7 anni, ho ripreso adesso in questi 2 anni perché mi mancava, perché per me comunque lo sport, specialmente il calcio, mi dà molta pace interna, mi fa bene, e quindi ho ripreso a giocare nella squadra a Milano di U-Sport, che è un calcio sociale dove praticamente abbiamo ragazze da tutte le parti del mondo, con anche ragazze italiane mischiate, alcune neanche
non parliamo la stessa lingua, però ci ritroviamo sempre, e l'atmosfera è anche molto bella. E infatti da quando ho ripreso con loro sono molto felice, e tramite loro ho conosciuto questa organizzazione di tiro a rete, che ho deciso di poi partecipare. Sono tanti i protagonisti che abbiamo intervistato, sono tante, tantissime, tutte interessanti le cose che ci hanno raccontato per questo primo fine settimana di Sport in Tour, perché ricordiamo che ce ne sarà un altro il prossimo fine settimana dedicato ancora ad altri sport, e naturalmente poi a queste finali e a queste premiazioni, e insomma torneremo con le telecamere di Rossini TV anche per testimoniare questo secondo, ma per adesso godetevi tutto quello che vi abbiamo raccontato di questo primo straordinario fine settimana dedicato allo sport della Unione Sportiva Acri.